È il momento della rassegna stampa. Davide Giacalone, buongiorno a te. Buongiorno, bentrovati. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. La stretta sul diritto d'asilo, soldi alla Lega, il ministro del Movimento 5 Stelle frena Salvini a rispettare le sentenze. A proposito della stretta sul diritto d'asilo, il Viminale scrive ai prefetti: spostati 42 milioni dall'accoglienza ai rimpatri volontari. Davide. Sì, non è cambiata nessuna legge, è una circolare del Ministero degli Interni relativo per l'appunto alle domande di asilo che vengono presentate e per le quali occorre esercitare maggiore severità. Sono tre le categorie: l'asilo politico, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Quello che non viene detto è che questo tipo di domande sono calate nel tempo. La solo protezione sussidiaria è passata in 3 anni dal 24% della domanda all'8%, e i dinieghi, cioè i rifiuti, sono già cresciuti moltissimo. Ho la mia impressione che sia un problema in gran parte già affrontato, al tempo è già risolto. Al tempo stesso le procedure rimangono lunghe, questo è vero, è un problema da affrontarsi, ma non ha a che vedere con severità o lassismo, ma appunto con la procedura. E in ultimo, ieri due soggetti che sono considerati due interlocutori importanti del governo italiano, cioè il capo del governo austriaco Kurz e quel ministro degli interni della Germania federale Seehofer, hanno raggiunto un accordo, quindi fra Austria e Germania, per il respingimento degli immigrati clandestini e il riportarli in Italia. Ecco, non so se questo genere di interlocuzioni hanno portato a questi risultati, forse non si sono capiti, sarà bene che si spieghino meglio, perché non credo che sia una cosa particolarmente felice per il nostro paese. Un problema di lingua, in sostanza. Può essere. Continuiamo sui quotidiani in edicola quest'oggi, andiamo su La Repubblica che decide di aprire così: Salvini, troppi rifugiati, linea dura, conti della Lega, il gelo del Colle, stop anche alle madri, Mattarella, nessun incontro dopo la sentenza sui 49 milioni spariti. Questa cosa dei 49 milioni, Davide, sta tornando prepotentemente da quando, insomma, ci sono state le elezioni, sono passati un po' di mesi, ma i conti adesso devono in qualche modo tornare. Devono tornare, c'è una sentenza, anche se ancora non definitiva, la Corte d'Appello dovrà ancora ripronunciarsi su questa storia dei 49 milioni, quindi c'è un iter giudiziario. Le sentenze vanno rispettate, ragazzi, su questo non ci piove. Pensare di fare del Quirinale il quarto grado di giudizio è dissennato, nel senso che è fuori dalla Costituzione. Ma il dato politico sul quale richiamo l'attenzione da 2 giorni e con oggi fanno 3 è che quando questa questione è nata dell'uso dei fondi della Lega, i nuovi dirigenti della Lega, all'epoca c'era ancora Maroni e poi successore di Maroni per l'appunto Salvini, accusarono pesantemente Bossi e il Bezzito, che era il amministratore di allora, di avere in effetti gestito in maniera irregolare, se non criminale, quei fondi. Beh, oggi l'attuale amministratore della Lega dice: ma no, guardate che era tutto a posto, non c'è problema. Su questo aspetto occorrerà che la Lega, diciamo, in qualche modo chiarisca le idee a se stessa e poi lo comunica agli altri, perché in quel procedimento che oggi ha portato a quei 49 milioni richiesti, la Lega non si è mai costituita parte civile, cioè non si capisce, pensano che Bossi abbia agito regolarmente o meno, perché fa la differenza. Ripartiamo dalla stampa: migranti, ordine di Salvini, meno permessi umanitari. Il ministro vede il numero 2 libico Maitig, sfida ad Haftar per fermare la Francia. Il tedesco Seehofer si accorda con Vienna, i profughi devono tornare in Italia, circolare del Viminale ai prefetti, a rischio donne incinte e minori. Sulla stampa si parla anche del copyright, la chance persa dall'Europa. La riforma è stata infatti rinviata, sarà ridiscussa con tutta probabilità a settembre. Allora, Davide, una chance persa per l'Europa? È una chance persa per il Parlamento europeo, ma una questione gigantesca, gigantesca per quel che riguarda il mondo dell'informazione. Su questo forse bisogna essere chiari. C'è stata una campagna lobbistica pesantissima delle multinazionali, del digitale, da Google a Facebook, contro questa direttiva. Si è parlato del tutto a sproposito di una tassa. Non c'è nessuna tassa da nessuna parte, sono accordi fra piattaforme, tra privati, quindi il pagamento di diritti per le canzoni, per gli articoli, per le ricerche fra
privati, se tutto quello che viene prodotto non viene pagato e se quello che è di valore vale esattamente quanto quello che non è di valore, cioè zero, il risultato è che l'informazione e la musica stessa andranno verso lo zero, che non è un bel risultato. E si è parlato di bavaglio come se ci fosse una questione di censura, nel fatto che se io produco delle idee devo essere pagato per le idee che ho prodotto, e se non trovo clienti naturalmente vuol dire che le idee non interessano a nessuno e nessuno le paga, ma non posso essere derubato del mio lavoro. Ecco, su questo lavoro è stata fatta una campagna di disinformazione tragica e segnalo che le forze che stanno continuamente lì a lamentarti, l'Europa che non c'è, l'Europa che manca, l'Europa che dovrebbe essere migliore, in Italia, tanto per capirsi, la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno votato contro e hanno votato dalla parte delle grandi multinazionali del digitale. Questo giusto per ricordarselo. Davide, non lo troviamo probabilmente su nessuna prima pagina, perlomeno quelle che fin qui abbiamo visto. Sicuramente all'interno dei quotidiani sì, c'è un'accusa che il Regno Unito lancia nei confronti dell'Italia: epidemia di morbillo è colpa vostra. Sì, è un articolo che è uscito sul Times, che siccome sono aumentati, raddoppiati i casi di morbillo nel Regno Unito, dicono questa gente che o è venuta dall'Italia e siccome lì non sono abbastanza vaccinati ha contagiato, o gli inglesi che hanno fatto vacanza in Italia o viaggi in Italia che sono tornati contagiati. Io non credo che sia vero, credo che però è il risultato di come noi riusciamo a farci del male da soli, cioè parliamo di questa cosa dei vaccini come se in Italia non fosse vaccinato nessuno. In Italia sono vaccinati praticamente tutti, e quelli che non vogliono vaccinare i bambini, i figli, senza validissime ragioni mediche, devono pagare per questa violazione di un dovere che rimane, così come ci facciamo del male su questa cosa della scuola, che entro il 10 luglio bisogna presentare i certificati, adesso hanno disinnescato la cosa, ci vuole l'autocertificazione. Io sono favorevolissimo all'autocertificazione anche dei vaccini, dopodiché però si fanno i controlli. Non è che se io mio figlio l'ho vaccinato o non l'ho vaccinato è una cosa segreta e che ha a che vedere con la nostra privacy, ha a che vedere con la sicurezza collettiva, si fanno i controlli, e il genitore che avesse dichiarato il fatto deve pesantemente pagare, perché oltre a essere un imbroglione è anche una persona che mette a rischio la salute degli altri, e come dimostra questo articolo del Times anche l'onorabilità del nostro paese. Diamo uno sguardo, Davide, anche ai quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, CR7, Juve si può fare, Ronaldo rompe con Real Madrid ed è più vicino, Mendes, l'agente del portoghese, se lascerà i Blancos sarà per una nuova brillante sfida. Intanto scompare dalle foto ufficiali del club. Questo si legge sulla Gazzetta dello Sport, si parla anche di Mondiale. Mondiale, le sfide delle stelle, il giorno di Mbappé e Neymar. La Coppa entra nel vivo, il francese contro l'Uruguay di Tavares, e poi l'asso brasiliano affronterà il Belgio. Qualche secondo anche sul Corriere dello Sport, che non può non aprire proprio oggi con le ultime notizie sulla questione Ronaldo. Chris, 7 luglio, la data è importante, tra soffiate, balle spaziali e sogni possibili, tutto sulla trattativa del secolo. Vogliamo parlare però dei test invalsi. Ieri sono venuti fuori i risultati che riguardano la scuola media, ma insomma pare che al sud il 50% dei ragazzi non sappia l'italiano. Guardate, questa è una cosa scandalosa, inaccettabile, inammissibile, ed è incredibile che non ci sia una vasta consapevolezza e anche un'indignazione profonda per queste cose. La cartina d'Italia, se voi la colorate dal centro al nord, sta nella media o sopra la media nazionale. Tutto il sud, Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania e la Calabria è tutta sotto la media nazionale, che già di suo non è entusiasmante, perché al confronto con altri paesi europei già di suo non è entusiasmante, ma che tutto il sud d'Italia sia sotto la media nazionale per la conoscenza dell'italiano, ma poi la cosa si riflette anche sulla matematica, sulle altre discipline, che i ragazzi italiani siano in grado di riconoscere e ascoltare l'inglese
meno dei loro colleghi nella stessa classe, che sono figli di seconda generazione degli immigrati, è una cosa che grida vendetta al cospetto del cielo. E se l'Italia perde terreno nella capacità di capire, nell'istruzione, nella cultura, non è che possa recuperare sul costo del lavoro, ma queste cose vedo che non si trovano sulle prime pagine dei giornali. Forse non muovono abbastanza voti, in compenso promettono un futuro che francamente non ci meritiamo. Tra l'altro, a proposito di ignoranza, non soltanto i test invalsi ma anche gli strafalcioni degli esami di maturità, delle cose veramente agghiaccianti. Leggetevi il caffè di Massimo Gramellini oggi sulla prima del Corriere della Sera. Dante era di Milano, ma non solo, ecco, non è l'unico. Ci sono delle cose, D'Annunzio era un estetista, insomma ci sono delle cose che non sono male. E poi chiosa Gramellini, vi leggo giusto questo, alla fine, come sempre, tutti promossi, a meno che Rude e Salvini si decida a estendere i respingimenti oltre il perimetro delle ONG. Respingiamo almeno dalle scuole quelli che certe cose non le sanno. Davide Giacalone, grazie, a domani. Grazie a voi, buona radio a tutti.